Dopo l'ennesimo round di negoziati senza risultato e a soli 15 giorni dalla scadenza del programma di aiuti alla Grecia, la Commissione europea si toglie un sassolino dalla scarpa, rendendo ufficialmente noto per la prima volta cosa è disposto a fare il governo greco sui diversi dossier sul tavolo. Troppo poco. Un esempio su tutti, le pensioni, come spiega la portavoce Annika Breithart. È un'incorretta rappresentazione della realtà dire che le istituzioni chiedono o hanno chiesto tagli nelle pensioni individuali. Certo, il sistema pensionistico è una delle parti più consistenti della spesa pubblica ed è uno dei più cari in Europa, per cui una riforma del sistema pensionistico fa parte delle richieste. Il governo di Syriza potrebbe alzare l'età pensionabile o disincentivare i prepensionamenti, invece Tsipras ha messo sul tavolo appena 70 milioni, lo 0,04% della spesa pubblica, a fronte di una richiesta dell'1%. Di fronte a divergenze ancora così ampie, parlare del possibile fallimento del paese non è più un tabù. Ci addentreremo in un terreno inesplorato, anche se ora possediamo tutti gli strumenti per gestire la situazione al meglio, così il presidente della BCE Mario Draghi agli eurodeputati. Tutti gli attori devono fare un ultimo sforzo, ma la palla è chiaramente nel campo del governo greco, che deve prendere le misure necessarie. A questo punto l'Eurogruppo di giovedì non potrà prendere nessuna decisione, visto che l'accordo a livello tecnico è ancora lontano, ma per il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, un'intesa entro fine mese è ancora possibile. La Commissione europea si dice pronta a riprendere le trattative, non appena Atene presenterà una proposta, e secondo fonti europee potrebbe ancora esserci dello spazio di manovra. La riforma delle pensioni potrebbe essere sostituita tagliando, per esempio, alla voce difesa. Secondo la NATO, la Grecia è il secondo paese con la più alta spesa pro capite per gli armamenti.